Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri della psiche umana. Questo è un video vlog, un po' come lo fanno la maggior parte degli altri YouTubers. Quei soliti video di cui uno fa una riflessione riguardante qualcosa e dice la propria. Innanzitutto volevo dire il fatto di cani e gatti. A me piacciono entrambi, ma prevalentemente mi piacciono di più i gatti, soprattutto per il lato estetico. Ma ci sono anche alcune razze di cani, come il cane lupo Husky, che mi piacciono. Ma adesso volevo dire il fatto perché mi piacciono di più i gatti, cioè perché preferisco di più i gatti. Il gatto è un animale libero, un animale solitario. Sappiamo che tra i felini l'unico animale che ama stare in branco è il leone. Il leone è un animale molto fedele. Si accoppia con la leonessa e rimangono assieme fino alla morte, e quando gli nascono i figli, sia il leone che la leonessa li crescono entrambi. E non solo, anche il fratello del leone, la sorella del leone o il fratello e la sorella della leonessa crescono tutti assieme. I leoncini. Adesso stiamo uscendo un po' fuori tema, ma questo è anche una cosa interessante da dire. Dunque, mi piacciono di più i gatti perché non hanno bisogno di essere comandati. A parer mio, a chi gli piacciono i cani sono persone che vogliono avere il comando su qualcuno soltanto per scontare la propria frustrazione, un po' come quando un bambino che viene bullizzato e vuole bullizzare qualcun altro più debole di lui soltanto per sentirsi realizzato. Così mi fa pensare quelle persone che amano i cani soltanto perché quando rimproveri un cane, lui mette la coda tra le zampe in segno di autoproteggersi da qualcuno più forte di loro. Sappiamo che il cane deriva dai lupi. Il lupo è un animale purtroppo dalla mente ignorante demonizzato solo perché mangiava le pecore. Gli ignoranti pensano che ci sono animali buoni e animali cattivi, invece non è così. Ci sono prede e predatori. La pecora per natura è una preda e il lupo è un predatore. Il lupo è un animale molto intelligente, anche più dei cani. Magari pure i cani sono intelligenti, ma quello che li frega è il fatto di essere ubbidienti fino alla morte. E allora che fa la gente? Pensa che l'ubbidienza è sinonimo di stupidità quando uno non ha a che fare con l'altro, a volte anche il contrario, perché ci sono persone che credono che i cani, lo sapete perché dicono che i cani sono animali intelligenti? Soltanto perché ubbidiscono. Cioè, sono persone frustrate da chi li comanda. Di solito chi è che si crescono i cani? I contadini, gli operai e tutte quelle persone che vengono comandate
qualcuno. A loro piacciono i cani soltanto perché hanno il gusto di comandarli, di dire al cane stai zitto, di dire al cane accuccia, di dire al cane fai il morto, di dire al cane fai questo e fai quello. Il cane lo fa e loro si illudono di essere i padroni, si sentono in quel momento degli onnipotenti e il fatto di comandare a un cane che loro comandano, si credono superiori. E non solo dicono quello, dicono che il loro cane è intelligente soltanto perché ubbidisce. Però poi quando è una persona che ubbidisce a tutti i comandi viene detto stupido, viene detto debole. Sarà a cosa associa la gente questo? E che il cane capisce che cos'è il comando, ma il cane, l'ho già detto, poi divento troppo ripetitivo. Il gatto invece è per chi ama l'autonomia. Al gatto puoi anche non stargli dietro. E cresce lo stesso bene. Il gatto è bellissimo come animale. Tutte le razze di gatto, il persiano, il soriano, il siamese, il gatto sfinge, sono tutti belli. Il gatto si lascia accarezzare soltanto quando vuole lui. Il cane invece si lascia accarezzare quando vuoi tu. Poi il cane si lascia accarezzare quando vuoi tu. Il gatto invece ha dei giorni precisi in cui vuole essere accarezzato, coccolato, e in altri giorni in cui vuole essere lasciato da solo. Poi i gatti sono pure belli perché hanno una loro agilità. Il fatto di cadere sempre sulle zampe, il fatto che fanno dei salti acrobatici molto leggeri e agili, come la maggior parte dei felini. Diceva Piero Angela che il gatto piace perché ti dà l'illusione di avere una tigre in miniatura dentro casa da poterlo coccolare e accarezzare. Allora, siccome poi il cane è più costoso del gatto, al cane gli devi comprare dei cibi specializzati, delle medicine specializzate, pedigree e tutto il resto. Invece al gatto si accontenta ancora degli avanzi e poi anche il gatto è un animale predatore. Poi al gatto non gli devi stare troppo dietro. Mentre al cane sì. Metti caso che uno ha troppo da fare, il cane invece vuole troppe attenzioni, il gatto invece è più per fatti suoi. Io poi non ho né un gatto né un cane, mi piacerebbe avere un gatto, un blu di Prussia, un persiano, invece ho una tartaruga. Vi mostro a farvela vedere, la mia tartaruga. Come ve ne siete accorti, è una tartaruga d'acqua.
Io alla mia tartaruga gli cambio l'acqua tutte le volte che mi accorgo che si sta sporcando. Con l'acqua della tartaruga innaffio le piante che ho dei gerani proprio fuori al balcone. Curo i gerani e curo anche la mia tartaruga. Alla tartaruga gli metto i gamberetti, ma oltre ai gamberetti ci sono anche pesci essiccati. E anche altri animali essiccati. Vi porto a far vedere cosa gli do. Questo è il cibo che do alla mia tartaruga. Ci sono anche dei la maggior parte sono gamberetti, però ho notato che ci sono anche alcuni pesci essiccati. Adesso vi volevo dire il fatto che il leone, no, sì, il leone è l'unico tra i felini ad essere un animale sociale. Vi ho già detto come sono i leoni, ma forse ne parlerò in un altro video, anzi ne parlo proprio adesso, siccome ci sto. Anzi, vorrei fare un video a parte. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.